Gianmario Villalta, quali sono le novità di questa edizione di Pordenone Legge 2011? Beh, le novità sono molte di carattere proprio di invenzioni che riguardano nuovo rapporto di confrontarsi con il pubblico, offrendo come sempre delle novità anche sul piano della costruzione degli appuntamenti, novità sul piano logistico perché abbiamo un bel tendone nuovo in Piazza della Motta che permette 400 posti, quindi speriamo di ovviare ai problemi che c'erano l'anno scorso. Gli autori sono tanti, importanti, tra i beniamini del grandissimo pubblico mondiale, dico Jeffrey Deaver, dico Zygmunt Bauman, posso dire la Jimenez Bartlett, ma anche Cooper, Sanchez, Stephens, tutti adesso insomma, sono tutti in classifica da anni, ma a parte quello abbiamo anche molte belle cose che riguardano degli autori di richiamo e ma anche di ricerca. Apertura dedicata ai 150 anni dell'Italia con Paolo Mieli, direttore di RCS. Prima uscita per Pordenone Legge per il nuovo sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Signor sindaco, quale sarà l'impegno del comune di Pordenone per la prossima edizione del 2012? C'è già da adesso l'impegno a sostenere e a continuare questa kermesse che non è per la città solamente un momento culturale, ma un momento di partecipazione collettiva e di coinvolgimento di città, luoghi, persone, esercizi, parliamo anche di cose volgarmente economiche, che ormai fa parte della identità della città, quindi l'intenzione è di continuare. Sappiamo che avremo forse dei problemi dal punto di vista dei quattrini il prossimo anno, ma Pordenone Legge è uno di quegli appuntamenti che è immancabile per la città.